Con il blitz Maginot nella rete della polizia sono finiti i fedelissimi dell'ex capo di Cosa Nostra Grigentina Giuseppe Falsone, scovato e catturato lo scorso anno a Marsiglia. Il suo principale referente in Sicilia era l'imprenditore di Ribera, Carmelo Marotta, di 41 anni. Sarebbe stato lui a gestire gli interessi del boss di Campobello di Licata durante gli anni trascorsi da Falsone in terra di Francia. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno accertato che l'ex Primula Rossa impartiva le proprie direttive comunicato tramite Skype e l'invio di mail che Marotta riceveva nella sua posta elettronica in un bunker blindato e schermato al fine di evitare eventuali intrusioni elettroniche da parte delle forze di polizia. Oltre a Marotta sono stati arrestati Carmelo Cacciatore, 46 anni, Francesco Caramazza, 38 anni, e Liborio Parello, di 41 anni, tutti di Agrigento, Giovanni Vinti, 42 anni, di Ribera, Giuseppe Morello, 42 anni, di Lucca Sicula, Antonino Perricone, 41 anni, di Villafranca Sicula, Salvatore Monreale, di 42 anni, Calogero Antonino Pirrera, di 59 e 73 anni, di Favara. E proprio attraverso l'opera dei fedelissimi di Falsone che Cosa Nostra aveva messo le mani su importanti opere pubbliche e private della provincia di Agrigento, tra cui il rifacimento della rete fognaria di Favara, la realizzazione del centro commerciale di Villa Seta, la costruzione della condotta idrica Favara di Burgio, i lavori di interconnessione dei laghi Gammauta, Prizia e Castello. Per questi ultimi lavori il coinvolgimento delle cosche era stato accertato nei pizzini sequestrati nel blitz del 5 novembre 2007 che portò alla cattura della titanti Salvatore Santolo Piccolo. Nell'operazione Maginot un avviso di garanzia è stato notificato al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Nino Gaziano, ipotesi di reato e di favoreggiamento aggravato per aver favorito l'associazione mafiosa. L'operazione è stata chiamata Maginot perché con un giusto ottimismo si ritiene di aver rotto l'ultima linea, diciamo, della struttura attorno a Falsone, però questo non significa che Cosa Nostra sia in ginocchio, sia sconfitta. Ripeto, il dato più allarmante è che non c'è una sufficiente reazione da parte anche delle parti più consapevoli della società della Agrigentina.